Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Grazie Presidente. Presidente Letta, il 29 aprile, con il voto di fiducia al suo governo, si apriva, o almeno nelle intenzioni, si doveva aprire una nuova stagione politica. Una stagione definita di pacificazione, la stagione delle larghe intese, che dovevano portare il Paese fuori dalla crisi e dalla recessione. Si doveva creare sviluppo, crescita e rilancio dell'economia. Non avete dimostrato di avere coraggio. Avete incassato sì le fiducie dal Parlamento e magari la incasserete anche oggi, ma non avete mai avuto la fiducia del Paese e dei cittadini. Questa sfida, quella delle larghe intese, l'avete persa, l'ha persa, Presidente Letta. Le larghe intese sono saltate, sono fallite e soprattutto non hanno migliorato il Paese. Siete di nuovo chiamati a chiedere l'ennesima fiducia a un governo debole, debolissimo, tenuto assieme solo dall'ostinazione del capo dello Stato. Più debole nei numeri, nonostante i 4 senatori a vita nominati per fare da stampella al suo governo, più debole nell'opinione pubblica, più debole e sempre più debole per le spinte e per gli strattoni che il segretario, il neosegretario del suo partito le darà a partire dalla riforma della legge elettorale. Che paese abbiamo oggi noi? Abbiamo un paese migliore o peggiore di 8 mesi fa? Noi della Lega la risposta l'abbiamo. E guarda caso, la nostra risposta è esattamente la medesima risposta che possono dare oggi gli esodati, i cassintegrati, i pensionati, i disoccupati, i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri giovani, i sindaci, le amministrazioni locali. Ovvero oggi abbiamo un paese che sta nettamente peggio. Signor Presidente del Consiglio, le code della Caritas si sono allungate, le soluzioni non sono arrivate e a queste persone che alla Caritas fanno la coda, mica gli possiamo dire che gli risolviamo la cosa nel 2015. Non lo diciamo noi, l'ha detto Banca Italia ieri, non c'è credito per l'impresa. Il potere d'acquisto, è un altro dato non mio, è diminuito di quasi il 10%. Noi resisteremo, noi saremo qua a testimoniare la nostra resistenza. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.